Dottoressa, cosa è venuto fuori dai lavori di riqualificazione di Piazza San Giustino? Finora sono venute fuori strutture di epoca medievale, rasate, tutte allo stesso livello, per permettere la realizzazione della piazza. Abbiamo trovato tantissimi indizi, ma sappiamo che Chieti, la Teater di età romana, arrivava fino a Colle Gallo, quindi a Piazza Grande, e sappiamo che sotto le strutture medievali ci sono strutture di età romana. In che stato però siano e se sia opportuno valorizzarle, non sappiamo, non le abbiamo viste, però ci sono, vanno tutelate insieme a tutto il resto, ma va tutelata anche l'idea di città. E l'idea di città prevede che lì ci sia una piazza. Chieti ha messo 20 secoli, ha messo 2000 anni a realizzare una piazza lì davanti San Giustino. La documentazione delle fasi precedenti deve essere disponibile, conosciuta, divulgata, ma la piazza tornerà ad essere una piazza. I lavori archeologici possono proseguire sempre, fino al centro della terra naturalmente. In questo caso si è trattato di un intervento di archeologia preventiva, cioè preventiva ad un lavoro già progettato. Serve l'archeologia preventiva a fare in modo che le strutture preesistenti non siano danneggiate dai lavori che si vanno ad attuare. E quindi un atteggiamento di tutela, naturalmente la tutela per non essere asfittica, cioè limitarsi solo alla conservazione, deve essere anche attiva, partecipata, è un atto di conoscenza. E quindi la conoscenza proviene dalle attività di scavo che si fanno. Naturalmente la piazza tornerà ad essere una piazza, a meno che non ci siano scoperte tali da portare a rivedere il progetto, ma finora quello che abbiamo visto è la storia di Chieti, ma la storia di Chieti può essere conosciuta in un altro modo, con una documentazione disponibile alla popolazione.